Buongiorno signori e signore. Quando penso a una persona di successo su YouTube Italia in questo momento, vi dico la verità, non mi vengono in mente molti nomi, dato che quelli che facevano successo qualche anno fa o tempo fa sembrano essere finiti in altri lidi, giustamente. Però, se ci penso bene, la prima persona che mi viene in mente è questo signore qui, Danny Lazzarin. Danny Lazzarin è un remida moderno, praticamente tutto ciò che tocca lui diventa oro, ogni canale che lui apre su YouTube ma anche su altri social schizza e fa subito un numero di iscritti e di visual pazzesco, perché il suo nome è famoso, è riconosciuto, è sulla bocca di tutti, cioè perfino aveva creato un podcast, no per dire, ma i podcast non è che fanno sfracelli in questo momento, e anche lì era riuscito a fare un numero di visual incredibile, un numero di iscritti. Lui nel giro di 2-3 giorni ti arriva a 100.000 iscritti, e anche se apre un canale in cui mette peti nella bocca, ecco, cioè riesce veramente in pochissimo tempo a creare un successo spaventoso. È uno youtuber che si è creato negli anni. All'inizio vi era la sua compagna, moglie, la Cherry Darling, che io seguivo anche i suoi video, che faceva parte un po' del gruppo, mi sembra, di Frankie Commando, eccetera, eccetera, ecco. E poi, un po' alla volta, è cominciato ad apparire lui, ovviamente all'epoca era molto più, posso dirlo, smilzo, vabbè, magro, e questo ragazzo che un po' alla volta si è fatto strada, con una grande capacità di parlare, una grande capacità oratoria, ecco. E un po' alla volta si è fatto strada e ha cominciato ad aprire delle palestre sempre più grandi, veramente delle palestre straordinarie, in provincia di Padova, mi sembra, ad est, e il successo veramente sta aumentando sempre più a dismisura per lui. E anche nel momento più buio, persino lì, ha dimostrato di essere una persona molto, molto, molto brava, diciamo, non vorrei usare altri termini, e ha dimostrato di capire la situazione e di farla volgere nel miglior modo rispetto a se stesso, insomma. Era un video che era uscito tempo fa contro Domingo Poliandri, eccetera, eccetera. Ecco, lui secondo me in questo momento è il personaggio che ha maggior successo su YouTube Italia. È il personaggio più influente in questo momento. Non vi sono più gamer di un certo livello e quindi lui lo metto veramente al primo posto. Un saluto!